Antract. Abbiamo subito la nostra inviata da Roma, Marina Pavido. Ciao Marina! Ciao Deborah, ciao amici di Antract! E con Marina parleremo del primo film di cui che sarà in uscita giovedì prossimo, ovvero il 22 maggio, ma prima di tutto, chi segue il blog di Antract l'avrà già notato, Marina si è, data tantissimo da fare, ha seguito per noi il Festival del Cinema Spagnolo. Ci sono un sacco di bellissime recensioni sul blog. Com'è stato questo festival? Guarda, ci sono stati dei lavori veramente interessanti, primo fra tutti quello che mi consiglio veramente mi sento veramente di consigliare si intitola El Futuro. Mm-hmm. El Futuro, che è un film sperimentale diretto da Luis López Carrasco, e praticamente ha un modo di raccontare veramente insolito, nuovo. Racconta la fine della dittatura franchista, il desiderio di rinascita del popolo spagnolo e nonostante tutto anche l'incapacità di superare una crisi che ormai persiste. Io ho scritto una breve recensione, ve lo consiglio vivamente. Un altro film molto interessante è Los Ilusos, metà cinematografico anche, molto velvaghista, l'amore per il cinema si sente, si tocca con mano in un bellissimo bianco e nero. Parlando di documentari invece, Mon Petit di Marcel Barrena racconta la storia straordinaria di un ragazzo giovanissimo, 18 anni, sulla sedia a rotelle, ma che gira il mondo in autostop. Il suo sogno è viaggiare. È un film che trasmette gioia di vivere, consigliatissimo. E poi l'ultimo film preso in analisi è molto carino, si chiama Barcelona Nid d'Estiu di Dani de la Orden. È una gradevole commedia corale, non eccezionale rispetto allo standard dei film presenti in concorso, ma comunque gradevole. Allora, El Futuro, Mon Petit, Los Ilusos e Barcelona Nid d'Estiu li trovate le recensioni della nostra Marina naturalmente sul blog di Antract. Adesso invece Marina ha visto in anteprima per noi un film che in tanti stiamo attendendo, soprattutto per quelli come me che sono rimasti un pochettino delusi dall'ultimo episodio. Parliamo di X-Men, Giorni di un futuro passato, la regia di Bryan Singer, che a Marina è piaciuto. A me è piaciuto molto, è molto ben realizzato, l'effetto del 3D è perfetto in questo film, un piacere per gli occhi, le battaglie, i combattimenti sono realistici, la cosa più bella è la trasformazione dei mutanti. L'effetto viene reso alla perfezione, diciamo il 3D comunque è interessante in sé come esperimento, però non sempre purtroppo riesce, in questo caso è più che riuscito. Fantastico. Cast stellare da Ian McKellen a Jennifer Lawrence, Halle Berry e tanti altri, sono divertiti sicuramente secondo me a girare un film così, anche ben scritto come sceneggiatura, perché questo film cavalca due epoche, un futuro drammatico per i mutanti ma anche per l'umanità che è costretta a vivere da reclusa, e un passato, parliamo del 1973, in cui Wolverine viene proiettato in modo da cambiare gli eventi, alcuni eventi che poi hanno portato i mutanti a vivere in queste condizioni, a combattere continuamente contro le sentinelle, che sono delle macchine, dei robot che costruiti appositamente per ambientare il popolo dei mutanti. Torniamo allora ad appassionarci agli X-Men e a Wolverine. A me sinceramente l'ultimo capitolo davvero era piaciuto molto poco, però sono contenta di sentire che invece ritorna la grinta della prima trilogia, diciamo così. Sì, questo film è molto consigliato e hanno fatto tutti un gran bel lavoro, Bryan Singer in primis e poi tutto il cast, gli effetti speciali ottimi, la sceneggiatura non fa una piega, il finale sorprenderà piacevolmente lo spettatore, ma io qui non accenno nulla. Ci mancherebbe, se che ci mettessimo anche, già ci infamano quando parliamo male degli effetti speciali di Pompei, figurati se ci mettiamo anche a svelare il finale di X-Men, non si fa. Non si fa assolutamente. E tra l'altro no, aspetteremo anche a questo punto l'ultimo capitolo della saga degli X-Men che uscirà nel 2016, già in lavorazione. Allora, sperando che Hugh Jackman stia bene, noi gli facciamo tantissimi auguri perché sì, insomma sappiamo che sono ritornati un pochettino di problemi. E X-Men Giorni di un futuro passato di Bryan Singer allora è nelle sale da giovedì 22 maggio. Grazie mille alla nostra cara Marina che lo ha visto in anteprima per noi e ci ha svelato anche le bellezze del Festival del Cinema Spagnolo, che vi ricordo trovate naturalmente sul blog di Antract. Grazie mille Marina. Grazie a te Deborah, grazie a tutti voi. Antract.